Signore e signori, amici ed amiche del calcio giovanile, buongiorno e benvenuti dalla comunale Tommolini di Martinsicuro. Siamo qui in occasione della Coppa Costa dei Parchi, giunta al capitolo conclusivo per la categoria 2010, a giocarsi il terzo posto. Ci sono Osimo, Stazione e Vallatese. Pazzi Flora, prova a prendersi il centro del campo, non è chiuso da questa parte, Osimo Stazione che però non riesce a risalire il campo, qui avrebbe dovuto scaricare, poi arriva Colicchio che prova a sparare il destro, alta la conclusione. I campani, il pallone disposto dentro, Berti se la lascia scappare questa volta. È l'infortunio occorso al portiere della Osimo Stazione, vale il gol dell'1-0 della Vallatese. Si riprende con la rimessa, occhio al pallone che versa fuori dall'area di rigore, c'è la conclusione di Pazzi Flora che ha provato con il destro a ribadire a rete il pallone proveniente da dietro, larga la conclusione. Giocato in avanti, prova a controllare Mattia Pepa che se la fa portare via di seguito, il pallone impennato da Vassalli, in due a contenderselo, alla fine l'Osimo Stazione ad avere la meglio, Augusto va a lanciare lungo per Monticchiani che riesce con l'istinto da bomber a mettere la zampata vincente sull'indecisione della retroguardia avversaria, subito risanato il parziale, si torna sul punteggio di parità 1-1. Montecchiani porto verso i compagni più arretrati, poi arriva il lancio lungo, c'è Nonga appena entrato in campo che prova ad aggiudicarsi la sfera, se ne va sulla corsia di sinistra, poi sterza, vede la porta, prova a sparare il destro, Berti para. Stazione Vallatese, dopo circa un quarto d'ora nel primo tempo sono passati in vantaggio i campani con un gol fortuito arrivato sull'infortunio di Berti. Qui ci prova Crincoli, mancino alto, arrivano qui i due fischi del direttore di gara, possono andare a riposo Osimo Stazione Vallatese sul parziale di 1-1. È appena arrivato il fischio che dà il via al secondo tempo fra Osimo Stazione Vallatese, poi Vassalli riesce ad andare dentro, c'è la chiusura di Agosto, il pallone che rimane lì, c'è la girata verso la porta, Osimo Stazione che allontana, occhio ancora a Crincoli, gran gol del capitano della Vallatese, tornano in vantaggio gli irpini ai 3 minuti nel secondo tempo con l'Eurogol di Capitan Crincoli, 1-1. Allora, nuovo rinvio corto per la squadra della provincia di Ancona. Seguiamo l'iniziativa, il lavoro al centro del campo di Pizzichini che questa volta porta troppo il pallone. Occhio allora a Pazzi Flora che va a sparare il destro. Qui c'è la smanacciata imprecisa di Armenti che viene battuto per la terza volta. E allora così il gol del 3-1 della Vallatese quando sono 8 i minuti nel secondo tempo. La firma è di Pazzi Flora. Giocatori della Stazione, come si dice in dialetto, perché pagano caro due ingenuità difensive. Ancora calcio di punizione per la Vallatese, Crincoli va dentro, buono il controllo di Nonga, Rosso prova a puntare, torna sul mancino, buono il lavoro in marcatura di Agosto che poi però lo lascia libero di calciare col sinistro, la vittoria alta. Vassalli, il pallone buono per Pizzichini che prova a sparare la conclusione, bella parata da parte di Gerry Pizzulo, già battuta, prova ancora a sparare Crincoli, la sfera sul corpo di un avversario, si va con il calcio d'angolo, ma che ti guardi Emanuele? Seguiamo la possibilità, il pallone disposto dentro, Nonga sotto la traversa per un gol pesantissimo della Vallatese, quello della più 3 a 7 dalla fine, 4-1. Crincoli, forte e teso come al solito, la smanacciata di Armeni, poi Crincoli col destro di controbalzo, conclusione larga. I biancoverdi, il pallone che versa in avanti quasi dalle parti di Montecchiani che però si vede anticipato, quindi Crincoli in avanti, Nonga scavalcato, riesce comunque ad accorciare la sfera, a proporla dentro per Vassalli che vince il duello, il pallone attraversa tutta l'area senza che nessuno
e nella fattispecie Colicchio riesca ad intervenire. Il tempo è già scaduto, siamo già nell'extra time e infatti arrivano qui i tre fischi del direttore di gara. Sale a podio alla Vallatese dopo aver vinto nella finale terzo posto con l'Osimo Stazione, risultato finale di 3-1.